Dal 5 al 9 settembre le Terme Luigiane diventeranno palcoscenico d'eccezione per ospitare la prima edizione del Terme Luigiane Film Fest, organizzato dall'Associazione Culturale Carolina Novello e sostenuto da Calabria Film Commission. I particolari dell'evento sono stati svelati nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta al Parco Termale, con la partecipazione di tutti i partner che contribuiranno al successo del festival. Saranno 5 giorni di proiezioni, 5 giorni di grandi ospiti, 5 giorni di masterclass, workshop, seminari completamente dedicati al cinema. Una full immersion nella bellezza che noi abbiamo voluto fortemente legare al tematismo delle terme, quindi la caratterizzazione sarà quella della giovinezza, intesa anche come bellezza, legandoci un po' a quello che è lo spot delle terme, fonte di giovinezza. Sarà un grande evento per la Calabria, sarà un grande evento per le Terme Luigiane e per tutto il territorio. Una terra bella come la Calabria non può mancare questo appuntamento, che è un evento di rilancio, di sviluppo, di crescita di un territorio che serra le file, si mette insieme e cammina unito verso un'azione di rilancio che è anche una sfida importante perché si scommette su risorse naturalistiche che sono proprie di questo pezzo di Calabria, ma si investe anche sulle risorse umane di questo territorio e credo che sarà una miscela esplosiva in senso positivo che darà buoni frutti da qui a breve. Siamo pronti ad accogliere con grande entusiasmo tutti gli ospiti che arriveranno tra il 5 e il 9 di settembre e che soggiorneranno presso il Grand Hotel delle Terme. E daremo la possibilità a tutti gli ospiti di fruire dei servizi del parco termale e quindi di testare le magnifiche proprietà delle nostre acque, che sono le migliori in Europa. Collegata da remoto anche la direttrice artistica del festival, Graziella Bildesheim. Sono veramente felice di essere, anche se virtualmente, con voi. Mi dispiace non essere lì di persona, come sapete tutti, e vi potrò raggiungere soltanto al festival iniziato, che è un rammarico, ma so di essere in ottime mani. Abbiamo una bellissima compagine di persone che stanno lavorando intorno al festival e quindi per me è veramente un grande onore, insomma, essere stata appunto interpellata per poter dirigere questa prima edizione. Quindi sono, come dico, onorata e contentissima di essere con voi. Sicuramente i saluti istituzionali, avete parlato, insomma, dell'importanza che riveste questo festival per la Calabria e per il territorio, in particolare della provincia di Cosenza. Il festival sarà articolato in 5 serate evento in cui si alterneranno ospiti prestigiosi come Simona Izzo, Pif, Mimmo Calopresti e Ricky Tognazzi. I film in concorso saranno 6, divisi in 2 sezioni, cinema italiano e cinematografia sociale, oltre a numerosi eventi collaterali, workshop, masterclass e seminari. Partner importante dell'evento è senz'altro Pino Citrigno. Il festival si sviluppa come un normale festival cinematografico, ci saranno delle proiezioni di film che sono un po' per tutti, anche se hanno una loro tematica sociale. Ci saranno quindi dei nomi importanti, dei nomi che danno lustro a questo festival, ma soprattutto che sono rimasti entusiasti di venire a Terme Luigiane, una località che è conosciuta a livello nazionale, che quindi ha fatto presa anche sulla loro volontà di scendere qui e di partecipare a questo festival. Quindi per noi è motivo di orgoglio, ma è anche motivo di impegno particolare, non tanto per questa edizione ma per continuare anche negli anni successivi a portare questa manifestazione qui a Terme Luigiane. Il festival rappresenta anche un grande attrattore turistico per tutto il territorio ed è per questo che tra gli eventi collaterali sono previste escursioni e visite guidate, grazie anche alla disponibilità dell'amministrazione comunale di Cetraro. Il comune di Cetraro non poteva sottrarsi a questa grande occasione, è una grande occasione culturale e di promozione turistica. Non abbiamo esitato un attimo, la nostra non è solo una collaborazione logistica, ma addirittura la nostra città è stata inserita anche in dei percorsi, dei pacchetti turistici, chiamiamoli così, per gli ospiti di questa rassegna cinematografica e per gli attori. E noi abbiamo promosso anche un turismo geologico, geoturismo,
che sta andando molto forte in questo periodo perché è conforme proprio alla caratterizzazione del nostro territorio, con la scogliera dei Rizzi e non solo, anche un turismo culturale con il nostro museo civico che è la nostra grande eccellenza. Quindi Cetraro ha risposto in modo positivo perché il cinema è un veicolo importante per la cultura e per il turismo. Il cineturismo è un'attività che permette ai territori di essere scoperti non solo quando un film viene girato, ma anche con occasioni come queste. Avremo la possibilità di far scoprire il territorio agli ospiti e a quanti sceglieranno di venire a godere di questo grande evento, un territorio nuovo sotto un aspetto diverso. Il festival si avvale del patrocinio dei comuni di Acquapesa e Guardia Piemontese. È una novità. Io spero che veramente vada bene, che tutte e due si alimentino a vicenda, nel senso che sia il festival sia in funzione del territorio e che il territorio possa partecipare allo sviluppo del festival. Per Acquapesa è un motivo di grande orgoglio per tante cose, soprattutto perché le Terme Luigiane sono adesso con una nuova era e quindi quale migliore battesimo per questa nuova era delle nostre Terme Luigiane che condividiamo con il Comune di Guardia Piemontese di questa iniziativa, il cinema, a livello nazionale o forse anche a livello internazionale. Il gala di apertura in programma il 5 settembre, con la presenza di autorità ed istituzioni, sarà condotto dall'attore Riccardo May.